troviamo alla stazione di Kyoto e stiamo aspettando il treno locale per la nostra prossima destinazione, Osaka, che si trova a meno di 30 minuti da Kyoto. Il tempo non è dei migliori, ma ci siamo ormai abituati ai cambiamenti repentini del meteo qui in Giappone. Dalla stazione ci incamminiamo a piedi per raggiungere il Kuchutaien Observatory, da cui potete ammirare tutta Osaka da un'altezza di ben 173 metri. Il biglietto costa 1500 yen, dunque circa 10 euro. Dopo aver messo a dura prova le mie vertigini, torniamo con i piedi per terra. Se Kyoto rappresenta l'antico, Osaka è invece il futuro e l'innovazione, piena zeppa com'è di grattacieli ed edifici avveniristici. Prendiamo una linea della metro di Osaka, perché questa città è piccolina, ma girarla tutta a piedi non è fattibile. Ah, anche qui potete usare la Suica Card. Pausa di rito al campo da baseball, dato che qui è uno degli sport più seguiti in assoluto. Ed eccoci ai piedi di Imeji Castle, che assomiglia un po' a Takeshi Castle, ma quella è un'altra cosa. Il castello Imeji risale al 1333 ed è il più grande castello del Giappone. No, non ho visto dei coniglietti e nemmeno dei gattini. Siamo solo di fronte al più grande negozio dello studio Ghibli. Trovarlo non è semplicissimo, ma se seguite le indicazioni per la metropolitana, sì, il negozio sottoterra, e chiedete a qualcuno, riuscirete a trovarlo. Altra meta obbligata ad Osaka è Dotonbori, il quartiere della vita notturna che si affaccia appunto sul canale Dotonbori. Seguitemi per altri consigli strategici su come portarvi appresso un ombrello con stile e zero sbatti. È giunto il momento di far avverare uno dei nostri sogni, il Nintendo Store più grande del mondo, con 800 metri quadrati di superficie situati al 13° piano di un centro commerciale. Buongiorno! Beh, più o meno. Oggi un po' puoi comprare. Ta-da! Non ho capito com'è. Abbiamo perso vari treni prima, ma siamo sullo Shinkansen di Hello Kitty. Spostati, fai vedere. Hello Kitty! Lo Shinkansen di Hello Kitty! Bellissimo, adoro. Adesso arriverà qualcuno vestito da Hello Kitty, mi immagino essere felice. Come no? Non ci speravo, mi piaceva. Guarda, sono super a tema. Adoro. Stiamo andando a Hiroshima. Tutto a tema Hello Kitty significa che c'è la piantina di Hello Kitty, la pappa di Hello Kitty, l'onigiri di Hello Kitty. Sì, è veramente molto yummy. Il negozio di Hello Kitty, a cui è dedicata un'intera carrozza. Il merchandise di Hello Kitty. Il portachiavi di Hello Kitty. Il peluche di Hello Kitty. E ovviamente il bagno di Hello Kitty. Ma ora dobbiamo scendere. Next stop,
Hiroshima. No, anzi, prima prendiamo il traghetto per la meta che ha fatto sì che prenotassi questo viaggio, l'isola di Miyajima, su cui sorge il tempio shintoista di Itsukushima. Se avete acquistato il Japan Rail Pass, questo traghetto è compreso. Dimenticavo, l'altra cosa bellissima di questo posto è che ci sono i cervi sacri. Oggi siamo con la mia amica Mare, che conoscendomi sa bene che i posticini con i peluche kawaii sono un passaggio obbligato. Su consiglio di Mare, ci fermiamo ad assaggiare una delle specialità del posto, i Momiji Maju. Io scelgo quello tradizionale, ripieno di fagioli rossi dolci. Seguo le indicazioni di Mare per purificare l'atmosfera prima delle preghiere al Dio. Sinistra, destra, sinistra e inchino. Mare, ed ora dove ci porti? Ah sì, a gustare un'altra specialità di Hiroshima, l'okonomiyaki. Ma non in un posto qualsiasi, in un palazzo che fa solo okonomiyaki. Ecco la nostra chef. Okonomiyaki significa letteralmente okonomi, ciò che vuoi, e yaki, alla piastra. Quindi la ricetta è presto detta. Yeah, okay. Let's go with the normal one. We like traditional things. Ed eccoci serviti.
Questa prelibatezza si mangia direttamente dalla piastra, così rimane calda per tutto il tempo. Niente, i giapponesi sono proprio geniali. La giornata di oggi è all'insegna della riflessione. La prima meta è infatti il memoriale della pace di Hiroshima. Lascerò che siano le immagini a raccontarvi questo posto così carico di emozioni. L'ultima tappa della nostra visita di Hiroshima è Ondori Street. Ultimo tempura udon in un ristorante tradizionale. Sì, sono seduta per terra nel caso non l'aveste capito. E poi i pancake a caso, perché è sempre l'ora dei pancake, soprattutto se giapponesi e super fluffy. Nuovo Shinkansen, nuova destinazione. Sarà anche questa volta quello di Hello Kitty? Altra coloratissima bento box ed eccoci a bordo del treno che ci porterà a Kanazawa. Qui la carta Suica non è accettata, ma potete prendere i mezzi pagando in contanti. Kanazawa è nota soprattutto per due mete, il giardino Keroku-en, a mio avviso il più bello di tutto il Giappone. L'atmosfera mi ricorda troppo un qualsiasi film dello studio Ghibli, adoro!
seconda meta, che rende Kanazawa una meta turistica, è il distretto di Gashichaya. Chaya significa proprio casa da tè. Lo sapevate tra l'altro che Kanazawa produce il 99% della foglia d'oro di tutto il Giappone? Non c'è di che. Il nostro viaggio in Giappone non si ferma mai e così siamo pronti a prendere il prossimo treno. Chissà dove ci porterà questa volta. Mistero svelato! Torniamo a Tokyo!